Beh, sul fatto della trasmissione del rock, credo che anche lì, una volta che sono raggiunti gli estremi, dopo era difficile trasgredire. Cioè, dopo c'è stato Kate Moon, anche lì, che faceva quello che ha fatto. Cioè, uno per trasgredire quel punto doveva studiare la trasgressione, non so, doveva svenarsi in diretta per colpire l'immaginazione della gente. Secondo me è reale un altro fatto legato al rock. Contiene una forma di forza, che è delle viscere, è interna, tale per cui è un po' eversivo in questo fatto, cioè una carica vicina a un fatto esplosivo proprio legato al rock, e proprio per questo la gente risponde fisicamente a questa cosa. Questo è già un fatto straordinario che in poche musiche si riesce a recepire. Poi sul fatto della trasmissione, ti ripeto, ci sono tanti capitoli, secondo me tristi, che vanno secondo me anche chiusi, perché sono poi in realtà trovate pubblicitari, studiate a tavolino da artisti e case discografiche. Io tra l'altro sono uno che crede comunque fondamentalmente nel fatto di fare rock e nonostante questo continuo ad essere uno che non per forza di cose penso di dover andare a letto alle 8 di mattina, debba essere ciucco tutto il giorno, debba avere una visione distorta delle cose. A me piace vedere le cose con lucidità e mi piace comunque anche questo fare del rock, penso che sia possibile farlo. Soltanto sarà una parentesi di una mezz'ora. Ti brucerà piccola stella senza cielo, ti mostrerà, ci incatteremo mentre scoppi in volo. Ti scioglierà dietro una scia soffia un velo, ti staccherai perché ti tiene su soltanto un filo. Vai nel zombie store, vai nel zombie. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. See me, feel me. Because the night belongs to us.